Buonasera a tutti e bentrovati dal Palabruno Macchia di Livorno per gara 2 tra la Cappella Toscano Piele Livorno e la del PES Avellino, valevole per la semifinale playoff. Ci aspetta sia lo biondo che Diuffa, arrivano adesso i due lunghi, blocco, pick and pop, lo biondo da 3 punti, importante airone, Andrea, lo biondo subito in partita. Nikolic riceve lui in uscita dai blocchi, tiro difficilissimo, molto ben fatto da Alexa Nikolic. Prova ad andare fino in fondo, Diuffa, altra grande difesa, Rutini, gola al rimbalzo, Pagliarini, Corre Ferraro, servito, rischia la persa, poi va fuori da Rubini, spazio, non tira, pick and roll, Butler passa dietro, è un delitto colmato, Michele Rubini, bomba! Si muove ancora Butler, sempre Rubini su di lui, consegnato, Burini da 3 punti con Chiarini che aveva aiutato tantissimo. Rubini, blocco Diuff, passa ancora dietro, stavolta Verazzo, è di nuovo delitto, è di nuovo Mago, bomba! Tutto chiuso, lo biondo impera al rimbalzo e qua Chiarini per correre contro Bortolino in transizione. Chiarini è fessito dai Montrotti e Giambongio in Piallette. Sale Pagani per ribaltare dallo biondo dalla Ganà. Taglio, la Ganà, tutto libero fuori da Loschi in angolo. 3 punti imperatore, Federico Loschi, subito tanto, subito bomba. Guarda il canestro, non tira, blocco Pagani, tira adesso Loschi, tiro sbagliato, Campori vola al rimbalzo, poi prende il pallone e lo dà allo biondo, che giocata tutto fuori del capitano. 3 punti Luca, Campori, il rimbalzo offensivo, la bomba, mister utilità. Contro Chinellato, vuole il blocco di Pagani alto, 8 secondi per chiudere l'azione per la Piela, attacca Loschi, step back, 3 punti, imperatore! Federico Loschi che raccoglie il possesso, giunta, corre lui fuori da Chinellato, c'è la Ganà in difesa, extra possesso da Carenza, segno, 3 punti Giovanni Carenza, si muove giunta, c'è Chinellato, spalla Carenza, servito adesso contro Loschi, attacca lui, Loschi va giù, canestro e fallo di Chinellato. Comunque buonissima Piele nel primo quarto, 24-17. Due volte, attacca ancora la Ganà, ancora il ribaltamento, ancora la Max che deve metterla e lo fa Max Ferraro. Gravato di 3-2 palle, non può spendere il terzo, Tresno attacca lui, bella difesa di Chiarini, più bravo il numero 99. 6 secondi per chiudere l'azione, Chiarini attacca lui, step back, 3 punti, lo spazio c'è e figurati se perdona, è fessito. La vuole di Nicolic, spalla canestro contro Ferraro, arriva l'aiuto di Diuff che lo stoppa, Carino ci passa perché c'è Momo, cuore Chiarini, fallo antisportivo, la PL va al doppio. Può attaccare Bortolin, schiaccia la terra per Verazzo, che difesa Max e ancora il rimbalzo offensivo di Verazzo. Attacca Matteo, fino in fondo, elude Bortolin! Matteo Chiarini, Verazzo, la vuole Bortolin, spalla al canestro, Nicolic per l'alto basso, tocca lo biondo, la prende Bortolin, 2 per lui, attacca ancora Federico col blocco di Giordano, pirata, va su Loschi, sbaglia, Pagani tocca, conquista e segna 2 punti, Terminator Giordano Pagani. 14 secondi sul cronometro dei 24 per Avellino che libera Burini per il tiro alla media, segno. Appoggia per Nikolic che sbaglia stranamente dalla media, Valtra, rimbalzo offensivo e canestro. Chiude il palleggio, fuori da Chinellato, 3 punti. Assegno Riccardo Chinellato in transizione. Rubini attacta lui, trova le penetrazioni, si appoggia su diretto avversario. Michele Rubini, 2 importanti per lui. 43-31, ottimo l'approccio, ottimo anche il secondo quarto. Di nuovo blocco Momo. Rubini, tiro difficilissimo con la virata, cadendo indietro, magia, Mago! Campori è lì, al millimetro, va tra l'attacco, lascia dietro Diuff, va fino in fondo Bortolin, si prende il rimbalzo, lo biondo, guarda il canestro Andrea, 3 punti, l'airone di Legnano, Andrea lo biondo! Contro Diuff, ancora Bortolin, passaggio per Verazzo che va su con una acrobazia. Si è riaperto di nuovo lo biondo che attacca Nicolic dal palleggio, non c'è fallo, riapertura. Bellissimo il giocatore della PL e fessito! Matteo Chiarini, bomba! Si muove Burini, giocando con Bortolin, Burini, palleggio arresto e tiro, Chiarini è lì, sbaglia intanto Burini, rimbalzo, Bortolin, 2 punti, Chiarini, Diuff, ancora Chiarini. Palleggio, arresto e tiro a segno. Ancora Verazzo,
attacca contro campo, un blocco Bortolin, servito, strada spianata, due fasci sul pick and roll laterale, Mattias Bortolin, ancora Luca, semigancio a segno, bella giocata del capitano, giusta la penetrazione, circunnaviga l'attacco, Badalowski esita, tre punti, corto, rimbalzo, Rubini, la Ganà, senza pensarci una notte, entra in partita, entra nella serie, Matteo Laganà. Bortolin spara a destro contro lo biondo, PL senza 5, taglio di Fresno a segno, anzi taglio di Venazzo, due punti per lui, Rubini vuole il blocco di lo biondo, arriva Rubini, spazio, tre punti, mago, la magia di Michele Rubini, 6-3-4-3, a 10 dalla fine, PL fin qui perfetta. Vorrebbe di nuovo Rubini, invece poi va dalla Ganà. Spazio, palleggio, arresto e tiro, ben fatto Matteo Laganà. Verazzo, spalla a canestro Bortolin, Magani pronto a difendere, Bortolin attacca, buona la difesa di Giordano, semplicemente più bravo Bortolin, maestro del gol basso. Attacca lui, spazio fino in fondo, Matteo Laganà. Butler, taglio Nicolic, servito dalla media, col tabellone alla tintanca, due punti per lui. Chiarini, riceve lui, blocco di Pagani, anzi no, Chiarini va da solo, poi serve Laganà, Pieri a posto, tripla, il predestinato, Matteo Laganà, bomba! Nicolic attacca a chinellato dal palleggio contro Ferraro, chiude il palleggio, va su, bellissima difesa di Ferraro, bravissimo chinellato a segnare due punti. Chiarini, facili facili sull'assist di Campoli, spenta e messa con la fiera. Taglio di Loschi, ben servito dallo biondo, altri due, ormai la pelle gioca sul velluto. Chinellato, attacca lui contro lo biondo, ancora fino al fondo Chinellato, bella difesa di lo biondo, ribalzo di Uff, fallo Verazzo credo. Non c'è fallo, c'è recupero di Sciuta, corre 3 contro 1 Avellino. Chinellato contro lo biondo, canestro e fallo. Lato marcato da Ganà, tiro sbagliato da due, rimbalzo Fresno, gioco contro il difficile, attacca lui con la fascia passare, 7-7, 5-8 minuti alla fine, Zup, tira dalla testa, uomo, due punti, si scrive anche da tre punti di Uff, incredibile, prima tripla con la mano alla pelle di Momo, è un pezzo di storia, Chinellato. Credo avesse toccato con il piede la linea, invece tripla di Momo, attacca giunta fuori da Nicolic, tiro da due punti a segno, blocco di Uff, ancora Loschi, schiaccia la terra per Cristofani, che segna, tocca Momo, canestro, è di Pippo, due punti per Cristofani, Nicolic, certo, attacca appunto Cristofani, che lo porta a fondo, Momo, gli sbarra la strada, da lì non si passa. Si ferma il possesso, 8-2-6-4, la Caffetto Scano, pallacanestro Livorno, vince anche gara 2, fissa il successo di sabato e si porta avanti 2-0 nella serie, che proseguirà venerdì ad Avellino, un giorno in più di riposo per le due squadre rispetto al solito, giocando oggi di lunedì, poco da dire, fin qui perfetta la PL. Sontuosi ragazzi di Marco Cardani, 82-64, 2-0 nella serie, da Alessandro Angelini è tutto, grazie per averci seguito.